il negozio inglese. Ciao, sono Matteo e oggi costruiremo con George una casa. Sì, e questo che cos'è? Beh, adesso vediamo. Questo è un muro. Il muro va sul pavimento e tiene il soffitto. Matteo, guarda! Sono sulla gru! Da qui è tutto così piccolo! Abbasso il gancio. Oh, ma anche questo è un muro? Sì, George, anche questo. Però questo ha la finestra, vedi? Questo lo mettiamo qui. E dopo? E dopo ci mettiamo la porta. Qui. Ehi, ma qui c'è ancora dell'altro. Questo è il pavimento del secondo piano. I muri lo terranno. Matteo, guarda! Mi sono nascosto! Ma George, ti sei nascosto sotto il tetto! Il tetto è la parte di sopra della casa. Ecco un altro pezzo del tetto! Grazie, George! La nostra casa è pronta! Fantastico! Voglio costruire un'altra casa! Perfetto! Facciamolo insieme! Dinosauro! Matteo! Ecco i pezzi della casa! Perfetto! Allora possiamo iniziare la costruzione! Eccoli qua! Vediamo un po'. Questi sono i muri. Questa è la porta. La prima finestra. E la seconda finestra. Urrà! Abbiamo costruito un'altra casa! Aspetta un momento. Manca qualcosa. La parte di sopra della casa. Ah, il tetto! Ma qui non c'è! E allora bisogna comprarlo al negozio inglese. Ma come si dice tetto in inglese? Il tetto in inglese si dice roof. Ah, roof! Non è difficile! Ah, allora Matteo, io vado! E non dimenticare, George! Tetto e roof! Il tetto è roof, roof è il tetto. Il tetto è roof, roof è il tetto. Oh, eccoci qua al negozio! Buongiorno, ho bisogno di un tetto! Roof! Hello! Let's go! Look what we have! It's a bucket! Here is a box! This is a roof! A roof! Quello che mi serve! Okay! Let's check out! It costs 50! E quant'è? Ah! 50! Ecco a voi! 50! Bello! Thank you!
See you soon. Grazie mille! Arrivederci! Bye bye! Yuhuu! Ho un nuovo roof! Un nuovo tetto! Ho portato un nuovo tetto! Oh, bravissimo! Non ti muovere, fermo lì! Attenzione! Scarichiamo! Dinosauro! Ecco fatto, George! Guarda! Oh! Ma che bella casa! Grazie mille, Matteo! Anche la mia casa adesso ha un roof! Non c'è di che, George! E tu, ti ricordi che tetto si dice roof? Continua a seguire il negozio inglese e iscriviti al nostro canale! Ciao! Il negozio inglese. Ciao, mi chiamo Matteo e oggi costruiamo un parco giochi. Grazie mille, camioncino. Wow. Oh, che pezzo grande! Wow! Oh, wow! Grazie mille, Gru! Wow! Wow! Oh, gira! Ottimo. E là, scavatore, mi hai portato dei fiori, grazie. Ciao Matteo. E questo che cos'è? È rotondo, ma non gira. No, non gira. Però, magari... Oh, gira! Oh, così è anche meglio! Oh, dei cavallini! Ben quattro! Attenzione! Oh, hop. Ed ecco pronto il nostro carosello! E questo che cos'è? Non lo so. È troppo piccolo per metterci dell'acqua. Ah, certo! È per la sabbia! Matteo! Ma da dove prendiamo la sabbia? Sì, Matteo! Esatto! Da dove prendere la sabbia? Beh, amici, la sabbia la possiamo comprare al negozio inglese. Matteo, ma come si dice sabbia in inglese? In inglese la sabbia si chiama sand. Come, come? Sand? Si dice sand. Beh, e chi può andare a prendere la sabbia? L'escavatore? No, lui non può portare troppa sabbia.
Oh, camioncino! Lui sì che è adatto! Con piacere, Matteo! E non dimenticare che in inglese sabbia è sand! Buongiorno! Hello! What would you like? Sand, per favore! Come with me! Logs? Big stones? Colorful stones? Sand? Oh, sand! Okay. The sand costs 5. 5. Grazie mille e buona giornata! Thank you, have a good day! Ehi, camioncino! Sei tornato e hai portato la sabbia, che in inglese si dice sand! Sì, ho portato la sand e adesso la scarico. Adesso io vi aiuto a livellare. Sì, proprio così? Oh, sì. Sì, ok. Ah, così. Ancora un momento. Ed ecco fatto. Ecco pronto! Grazie mille, amici. Ed ecco qui il nostro parco giochi. È ora di salutarci, amici. E ricordatevi che in inglese sabbia si dice sand. Ciao!